Soggetto: lui e lei al telefono, lui in una cabina telefonica, lei in casa. Era una casa tutta arredata con specchi, muovendosi non si sfuggiva ai riflessi. Tutti vedevano te e tu vedevi tutti gli altri. Ci si teneva sotto controllo. Lui le parla all'apparecchio, leggendo appunti segreti nascosti dentro un giornale. Il governo del Distretto 9 ha indetto 8 mesi fa, senza clamore, una legge, la quale prevede l'interdizione di espressione a chiunque non sarà conforme con ognuna delle altre leggi esistenti. La conformità è legge stessa, cita la legge, firmata all'unanimità ma mai divulgata, così da cogliere di sorpresa tutti coloro i quali inconsapevolmente la infrangeranno. La televisione, la radio, la stampa e le pubblicità gestite dai finanziatori della legge, già da molto tempo antecedente all'entrata in vigore della stessa, hanno avviato una campagna di sensibilizzazione alla conformità. Il tuo nemico potresti essere te stesso. Abbi cura di te. Aperta parentesi, 3 puntini di sospensione, chiusa parentesi. In nome della libertà di conservazione saranno lecite tutte quelle forme di repressione necessarie, ovvie, dovute e consentite, atte a contrastare l'avanzata o peggio ancora la fioritura del nemico. Sottolineare l'ambiguo termine fioritura. Le persone iniziano ad avvistare nemici ad ogni angolo e a provarne il ribrezzo, li cacciano, dicono loro che devono andarsene. Essi se ne vanno e si riuniscono altrove, ma poi vengono scacciati anche da lì, accusati di adunanza sediziosa, proprietà privata, cospirazione, associazione finalizzata di eversione della conformità democratica, liberale e nazionale, nonché vagabondaggio. Elefante. Mammifero della famiglia Elefantidi, unica dell'ordine Proboscidati. Gli elefanti appartengono a 2 generi, l'Oxodonte in Africa e Elephas in Asia. Sono i più grandi vertebrati viventi terrestri. L'elefante africano supera 4 metri di altezza e le 10 tonnellate. Passano anche 18 ore al giorno da alimentarsi di vegetali, erbe, foglie, cortecce, frutti, semi, eccetera. Quest'ultime tienile per te, non le passerà a nessuno, sono informazioni proibite. Mi stai ascoltando? Ti sto ascoltando. Cosa stai facendo? Seconda. Sparatoria e massacro nella roccaforte degli Irochesi. Le forze armate hanno aperto il fuoco sui sovversivi, sorpresi in procinto di assaltare il palazzo di Giada, sede del governo. 240 morti. Secondo fonti di Stato, lo sventato assalto era pronto per essere rivendicato dalla corporazione degli Irochesi. Ma fonti libere non confermano la presenza di alcuna prova dell'attendibilità del comunicato delle fonti armate. 1 mese dopo furono bombardati gli uffici della stampa libera che avevano diffuso il comunicato. L'esercito confermò la rivendicazione mai comprovata e gli accampamenti degli irochesi furono dati alle fiamme e bombardati da ignoti. Il governo rese pubblica la conferma dei propri sospetti, reclamizzando il successo dell'operazione e lo terrà dal popolo. Non mi piace. Gli stati dell'est contro la riforma delle concessioni balneari. Affari di stagione. 4 hamburger di bovino nazionale adulto, $4.99 al chilo. Confezione da 6 bottiglie d'acqua naturale nazionale depurata, $2.99, $22 al litro. Ariete, il tuo amore lascia a desiderare. Controlla gli istinti immediati e attenzione ai colpi di testa. Marte ti osserva. Mi piace. 16 carri armati. Mi piace. Mi piacque. Mi piacerà. Le forze nazionali sparavano di bene di stanno. Profusero decorazioni e medaglie, mentre altri vennero a piangere sotto la croce. E altri andranno a piangere sotto la croce. Mi piace.
Sei attenta? No, non mi piace. Recuperarono tra i cadaveri i film e i diari clandestini e li bruciarono senza nemmeno leggerli. Non mi piace, oppure mi dà meraviglia, oppure paura, o mi incanta, non so. Ti piace o non ti piace? Ho sognato tanti lenti elefanti che camminavano per la città. Le persone non c'erano più, erano già scappate. Dimenticalo, è proibito.